Marina, vengo da Ravenna, Emilia-Romagna, Italia. Come è iniziata questa storia? Nell'arco degli anni, una carie, due sessi, una carie, curato, devitalizzato, pian piano. E poi io sono, si vede che alla notte io molto, consumo molto i denti anche. Alla fine ero rimasta con 13 denti miei e due ponti, uno sopra e uno sotto. Al che si era rallentato tutto. Mi sanguinavano le gengive. Non avevo dolore perché erano quasi tutti devitalizzati, però ho detto, ma perché non pensare adesso di fare anche una cosa così? Sono andata a fare dei preventivi, logicamente, anche in Italia, e ne avevo tre, però ho detto, inavvicinabile la cosa, inavvicinabile. Allora, leggendo onestamente, ero al mare e nel web ho visto la pubblicità. Poi ho detto, bah, aspetta, approfondisco questa cosa. Ho approfondito, ho letto tanti messaggi, ho letto recensioni e sono andata alla ricerca del dottor Palmas. Quindi ho ricercato tutte le sue, come dico, aspetta, tutti i suoi studi. In primis una grande fiducia mi ha trasmesso, una grande fiducia anche ho detto col mio compagno, io chiamo, avevo già una panoramica. L'ho mandato immediatamente, la sera stessa. Mi hanno chiamato subito, dopo 3-4 giorni, e mandandomi la settimana dopo il preventivo. Ho detto io parto, parto da sola, vado. E infatti a dicembre sono arrivata. Ho trovato un ambiente bello, pulito, caldo, educato, professionale. Sono andata a casa felice, si può dire anche dopo il primo step. Non ho avuto dolore, perché pensando, se pensi sempre al peggio, il peggio arriverà, ma io il peggio non l'ho trovato. Io già dalla prima sera ho preso due antidolorifici, stop. È passato il primo mese tranquillo, il secondo pure. Io sono andata bene subito, ho sentito subito miei anche i provvisori. Un'ultima cosa, la cosa che mi è piaciuta molto, che l'ambiente è giovane. Siete tutti giovanissimi e bellissimi, come ho detto ancora, proprio tutti belli, giovani. Inizio dal dottore, i medici, protesista così gentile, carino, proprio veramente, cioè devo dire la verità, se no non lo direi. Però ho realizzato una cosa che anch'io ho detto alla mia età, anche se ho 65 anni, forse non l'ho detto prima. Ho 65 anni, però dico, la vita è ancora, cioè, spero di campare ancora un po'. C'è chi si compra la macchina, c'è chi si compra dei gioielli, c'è chi si compra. Io mi sono comprati i denti. Ma certo, ma il sorriso è importante. Guardi, esempio, oltre al mio lavoro, noi ora siamo custodi in una casa alloggio per anziani. Quindi anche solo dire ciao, come stai? E porti in un modo gioioso e riesci ad aprire bene la bocca, cosa che prima io cercavo anche di nascondere. E poi mi sanguinavano le gengive ed ero proprio, secondo me, arrivato in un punto proprio dover fare una cosa per me, quella anche proprio, una cosa per me.